un'intervista che ho fatto a Chito al Grande Tenore, e è un'intervista a fiume nella quale lui parla di tutta la sua giovinezza soprattutto. Quindi i climi caldi dell'Ecuador lo hanno spronato a rivivere così le neige d'antan, i vecchi tempi, ed è una cosa molto molto bella, come sentirete. Ricordiamo subito una cosa, sentendolo parlare, ricordiamo che Alva, peruviano, si chiama Luis nei paesi ispanoablanti, si chiama Luis Alva, in Italia e nel mondo è noto come Luigi Alva col nome italianizzato, però per gli amici è Lucio, e questo, questo appellativo, diciamo, è non italiano come io pensavo, bensì latinoamericano, cioè sono lì che i Luis vengono chiamati Lucio. Questa cosa curiosa, cioè tutti i suoi amici di Lima lo chiamavano Lucio. Quindi a questo punto è Lucio per tutti. Quindi sentirete, se io lo chiamo Lucio a volte parlando, sto parlando sempre col grande Luigi Alba. Oh, benissimo. Una serie di ascolti, inutile dire. Estaremo perdida.
finalmente sono con Luigi Alva, sempre così difficile, un no, caro no, amico, dai. Una persona con la quale ci vogliamo un sacco di bene, però non ci incontriamo mai. Ci conosciamo da molti anni, e dall'epoca con il nostro compianto caro Sandro Rinaldi, e adesso ci troviamo in Ecuador, in una situazione festosa in cui tu sei il... Senti, innanzitutto una cosa, tu mi hai parlato ieri di un progetto o un sogno, non lo so che però sarebbe sicuramente per la barcaccia un sogno, quello di un barbiere con Teresa Berganza, te, Montarsolo e Placido Domingo, sì, come Figaro. Beh, è stata un'idea pazza di Pietro Mianiti, con chi lavoriamo, collabora con Prolirica in Lima da diversi anni. Diciamo che la Berganza ha avuto un grande successo a Lima, tu l'hai invitata. E appunto, siccome lui è venuto al concerto e vedendo lo spirito attuale di Teresa, che non è più giovanissima, però si destreggia, eccetera, si mette il pubblico in tasca. Spiritosissima, vocalmente a posto, perché sceglie un programma giusto, e dice: senti Lucio, mi è venuto in mente una cosa, una pazzia, perché non facciamo un barbiere di Siviglia Berganza, te, non so, Montarsolo, Dara? E mi dice: ma mi manca il Figaro, chi può... Placido, le dico, certamente, no? Fatelo questo barbiere, sarebbe una festa per noi. Ma io, ma aspetta, io le dico: senti, basta, stai scherzando? No, va bene, facciamo una cosa, se dovessimo riuscire a metterci assieme per fare questo barbiere pazzo, non dovremmo pensare al fatto vocale, certamente, però lo spirito, semmai. Io credo che si facciano barbieri molto più pazzi, adesso, presi molto più sul serio. Allora le dico, guarda, con questo spirito allora facciamo tipo scherzo. Allora la sede ideale sarebbe la Fenice durante il carnevale. Sarebbe un bello scherzo. Comunque sarebbe una cosa molto bella per tutti noi. Senti Lucio, tu sto dovendo ripercorrere un pochino con noi, adesso, perché tanti anni che non facciamo una bella intervista, una bella chiacchierata con te. La tua carriera meravigliosa, tu sei un cantante che ha fatto parte di quella che è una grande civiltà. Sì, ho avuto vocale. La fortuna di vivere la mia carriera in un periodo particolare. In un periodo particolare. Sì, irripetibile. Irripetibile, e io direi, questo senza togliere nulla alla tua grandezza, anzi credo aggiungendola, tu sei stato grande nel senso che sei stato sempre, non nel senso primadonnesco del termine, ma sei sempre stato però un motore negli spettacoli, sempre una parte di un tutto, a volte splendido, a volte meno, in cui però tu sempre eri un elemento, e anche adesso lo sei come organizzatore, eccetera, uno che sempre deve dare vita allo spettacolo, al teatro, all'opera. Guarda, non so, ognuno nasce con la sua stella. A me il teatro è piaciuto sempre, mi sono divertito molto e ho avuto occasione di girare il mondo così. Essendo nato in un paese dove la lirica era un pochino allettargata, perché Lima è stato nei suoi tempi, dopo guerra, eccetera, una delle piazze importanti della Latino America, ma mi dispiaceva che mentre io facevo una buona carriera, lì non si facesse niente. Allora un bel giorno ci siamo trovati con un amico che era presidente della Società Filarmonica di Lima. Lucio, perché non facciamo una cosa in occasione del 70° della nostra... Sì, che cosa possiamo questo fare? Questo quando, recentemente? Parlo di una trentina di anni fa. Quindi eri in piena carriera, insomma. Sì, 25 anni fa. Ci siamo trovati a Salisburgo con questo signore e gli dico: guarda, ho un'idea. Se vuoi proprio fare una cosa d'opera in Lima, incominciamo dall'inizio. Un matrimonio segreto dove non c'è coro, l'orchestra è ridotta, la scena è unica volendo, eccetera, e così abbiamo fatto il nostro primo exploit a Lima. E tu eri Paolino, naturalmente. Ero Paolino, è venuto Giacomotti, mi ricordo, a fare il Robinsone, e di queste tre recite che si dovevano fare abbiamo dovuto fare cinque, tal era l'avidità del pubblico di venire in teatro. Quello che stiamo vedendo anche qui a Quito, noi pensiamo che l'opera sia lontana le mille miglia da questa gente, che invece poi quando la sente si entusiasma, la desidera, la gradisce. Con un titolo come il Rigoletto ti puoi immaginare. E con Quito siamo entrati in un accordo per continuare questo coproduzione, chiamiamola così. Quest'anno abbiamo portato il Rigoletto, forse l'anno 21 faremo un paio di titoli ancora. Come poi saprà da fare, penseremo a mente che va. Scusa, sarà stato.
pur lieta che l'amor ci assisterà. Lucio, tornando a questi tempi nei quali tu continui a vivere così laboriosamente e ai tempi della tua gloriosa carriera, che è stato sicuramente per noi che amiamo veramente il grande gusto, il grande stile che voi avete portato nell'opera, come vedi quest'epoca d'oro e quest'epoca attuale? Quale eredità è stata lasciata da tutti voi ai cantanti di oggi? Beh, i tempi sono cambiati, le velocità, gli aerei, i giovani che vogliono bruciare le tappe, eccetera. Beh, la cosa bella è che il pubblico continua a venire al teatro e questo ci fa enorme piacere. Indubbiamente, come hai detto prima, erano altri tempi e io sono felice di aver vissuto in quel periodo. In quegli e non in questi. Sì, appunto. Va bene, ma mi trovo con i colleghi di una volta, per me è una famiglia. Beh, veramente. Comunque, diciamo che i tuoi tempi sono stati anche tempi insomma, in cui è inutile stare a ricordare le incisioni, gli spettacoli in cui tu hai partecipato, i direttori più grandi veramente del mondo, e quindi è anche un cambiamento di tempi, perché tu hai cantato con Gui, poi hai cantato con Abbado, quindi insomma, che erano anche un cambiamento come di epoca che tu hai attraversato. Però questi maestri che ti davano fiducia e che ti volevano, ti aiutavano, insomma, no? E la fortuna di aver caduto in buone mani di questi grandi maestri, che sono quelli che hanno fatto la carriera, perché sentivano che con questo elemento non ti mettevi in problemi, allora ti chiamavano sempre, no? Allora quella è stata la mia fortuna, aver avuto questa possibilità di lavorare con grandi direttori d'orchestra. Con tutti i più grandi, possiamo dire. Sì. Senti, sono famosi i tuoi scherzi. Montarsolo sempre ci racconta dello scherzo che gli facevi nella Cenerentola, con uno scherzo che gli hai fatto una volta, che hai fatto il fantasma, non so che cosa. Si faceva la Cenerentola di Ponelli, non so se ricordi, guardando dal pubblico c'era uno spaccato di una casa e la stanza, l'abitazione di Magnifico era in alto a sinistra. Allora, siccome lui doveva salire prima di incominciare durante l'overtura, e io lo precedevo, appena vedevo che stava per andare, correvo e mi sistemavo in alto e mi nascondevo dietro una tenda. Allora lui saliva calmo, tranquillo, facendo i suoi movimenti. Allora, un certo momento, quando si sistemava il letto, il cuscino, e io venivo fuori, ma questo era per scaricare i nervi più che altro. E ne fatti altri discorsi di questo tipo? Qualcuno. E raccontaci qualcuno. No, il povero stesso Bruscantini, facendo sempre con Paolo Giulini, Berganza, l'italiano in Algeria, Tel Aviv, al momento di cambiarlo da europeo in Caimacan, e io l'indoro, appunto, lo schiavo, dovevo portarle delle scarpe indù, quelle con la punta alzata, l'avevo riempito di uva. Va bene, non si poteva ridere in palcoscenico, ma era divertente. Beh, un'opera come l'italiana, e a te non scherzi, non hanno fatti, ma nessuno si è vendicato. Qualcuno, sì. E raccontacene qualcuno, raccontacene uno almeno. Era bello, non so, Ilva Ligabue, uno leggero, al momento di ringraziare ci diamo la mano e mi ha messo un pezzo di ghiaccio, ha fatto un salto. Che opera avete fatto con falsa. Un falso, avete fatto anche qualche Don Giovanni, magari. Don Giovanni, falsa. Senti, stiamo per cominciare il secondo atto, adesso trasmettiamo, che ne so, il duetto del Barbiere di Siviglia con Sesto Bruscantini, visto che l'abbiamo nominato. Bene, e poi riprendiamo la chiacchierata. Ok. Numero 15, alla loro manca, 4 gradini, facciata bianca,
in quel parrucche della vetrina, sopra un cartello o matafina, mostra in azzurro alla moderna, e per insegna una lanterna, la senza fallo mi troverà. Sicché parrucche della vetrina, sopra un cartello o matafina, mostra in azzurro alla moderna, e per insegna una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto, tu guarda bene, io penso al resto. Ditemi figlio, ora la tengo, io caro Figaro, intendo, intendo, porterò meno la borsa fiera. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Ma non si dubiti che venerla, debbe volete, bisogna sento, debbe volete, già viene loro, 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 eccolo, già viene loro, già viene loro, eccolo, ecco, in tasca scende, eccolo qua, coprovizia, ecco, 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 Allora Lucio, dopo il barbiere riprendiamo la nostra chiacchierata. Adesso, visto che siamo in America Latina e i nostri amici comuni di Lima mi hanno un po' parlato di quello che è stata la tua infanzia, le tue origini qui, e sarebbe bello raccontarla anche ai nostri ascoltatori. È vero che tu da ragazzo già a scuola cantavi e che a 19 anni cantavi alla radio? Sì, guarda, io ero un bambino che avevo la vocina, eccetera. Ero a una scuola inglese perché ho imparato inglese da piccolo e mi piaceva cantare. Ero in kindergarten, allora cantavo Silenzio in la noce, un tango di Gardel, chissà per quale ragione. Come fa, come fa? Silenzio in la noce, ya todo es en calma, el músculo duerme, l'ambición descansa, eccetera. Parece una... La scuola inglese però si fa cantare una canzone spagnola. No, 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 cantavo io. Cantavi per conto tu. Allora Miss Miller, la mia maestra, Lucio, diceva, e mi mettevo in castigo on the table, e mi mettevo in castigo sopra il tavolo. Come sul tavolo? Sdraiato? No, 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 in piedi. Era un tavolo per quattro ragazzini, tutti i tavoli erano quattro ragazzini. Allora in mezzo al mio tavolo in castigo in piedi e cominciavo Silenzio in la noce. Miss Miller si gira e mi dice, Lucio, hands on hat. Allora mi mettevo le mie manine sulla testa e dopo un po' Silenzio in la noce, bueno, tanto per dirti, no? Però mi piaceva essere pagliaccio. Mi è arrivata punizioni corporali addirittura. Allora dopo la mia scuola cantavo sempre alla fine dell'anno, eccetera eccetera. Mi piaceva cantare, avevo perso questa paura, diciamo, del pubblico. Non credo che tu l'abbia mai avuta. Mai, appunto, di fatti, ma con rispetto però. Poi così ho fatto la mia scuola, nel 44 ho finito la scuola superiore, poi mi piaceva la Marina, sono entrato alla scuola dei cadetti, diciamo la nostra Livorno. Questa è un'altra cosa incredibile, perché tu sei stato praticamente un Pinkerton da ragazzo, d'altra parte, diciamo, che non hai mai cantato. Diciamo. E così ho fatto 3 anni di Marina. 3 anni? 3 anni di cadetto, sì. E quanti anni avevi allora? Dunque, ho finito la scuola nel 44, avevo 18, avevo 22 anni, da quelle parti.
e in marina mi facevano cantare sempre il cadetto, eccetera. E mio padre lavorava nel Ministero dell'Economia e Finanze, mi pare, nel reparto diplomatici, eccetera, sapeva tutti i conti dei diplomatici, e aveva nel suo ufficio come compagno un signore la cui moglie era un'animatrice infaticabile dell'ambiente musicale di Lima, Rosa Mercedes de Morales. Era un salotto musicale. Un salotto, passavano gli artisti, eccetera. Più avanti è passato anche Placido con Pepita Enville, Placido Padre, tanto per dirti. Placido Padre, cioè il padre di Domingo. Il padre di Placido Domingo, sì. Che faceva il padre? Lui faceva baritono di Sarsuela. Ah, è vero, sì, sì. Con sì. Pepita Enville, la moglie. Ah, e cantavano duetti. Sì, quindi. Tutte queste cose. Allora, questo signore, collega di mio padre, dice: ma perché non porti tuo figlio da Rosa Mercedes, che lo ascolta, eccetera, lo fai cantare? Così sono andato in divisa di cadetto. Cosa mi canti, caro? Mi dice la signora Rosa Mercedes, piccolotta così, con le manine piccole che le ottave del pianoforte non riuscivo a farle. Quindi suonava, accompagnava lei, il padre di Domingo. Cioè. Sì, sì. Allora avrò cantato, non so, Granada, queste cose, e finito, chiude il pianoforte, si alza, e ricordo questo come se fosse ieri, punta col dito enorme che le veniva fuori così tremendo. Le mani piccole, però il dito enorme. Era un dito che si punta come una spada e mi dice: caro, il tuo futuro non è nella marina, ma è nel canto. In quel momento per me è cambiata la vita. Ah, quindi questa signora piccoletta ha avuto una forte influenza. Perché tu non avevi mai pensato invece a cantare? No, prima. Per niente, ero cadetto. Ti piaceva, pensavo, però così? Mi piaceva, pensavo di essere un ufficiale di marina e basta. No? Ah. Però mi sono serviti quei 3 anni per disciplina, mi ha aiutato il mio carattere, eccetera. Ah, la disciplina sul palcoscenico. Esatto, fa. Esatto. Anche se sei sempre stato un pierino, come abbiamo visto, però musicalmente molto disciplinato. Granada, Tirrenza di Crema. Di lì, uscendo dalla marina, cosa faccio adesso?
sono entrato a lavorare a Esso International Petroleum. Ah, questo lo sapevamo, sì, questo sì. Sta scritto anche nei suoi curricula, sui sì. dischi. Che la Marina no, però la Esso c'è. Sì, e allora lì facevo il disegno disegno lineare che mi piaceva. Ah, io sempre ti immaginavo da bambino leggendo queste cose, benzinaio, invece non lo sei mai stato. No, per niente. E allora ho fatto così 3 anni, mi pare, lì. Cantavo, mi dicevano: Lucio, abbiamo sentito che tu canti, hai una bella vocina, vieni a fare un jingle di pubblicità. Allora facevo jingle, e mi ricordo uno benissimo, per radio, lo incidevano: Champagne la Furie, Champagne Nacional, es de todos el mejor, de suprema calidad, Champagne la Furie. Señoras y señores, tomen Champagne la Furie, porque las hermanitas Álvarez hacían, come finale. Ancora c'è quello. Ancora esiste questo sì, spot sì, pubblicitario, perché sì. Ce lo devi dare. Io però un giorno ero in spiaggia lì, ma molti anni fa, c'erano il tuo parlante di musica, e sento il mio jingle. Eri già un tenore famoso? Beh, lo so. Va bene. E così mi sono fatto conoscere alla radio, eccetera, concorsi, vincevo i concorsi, ho lavorato in diversi radio e mi toccava fare 3, li chiamavano audizioni, erano programmi per settimana. Ogni programma erano 4 pezzi, perciò dovevo preparare 12 pezzi alla settimana. Rinnovare il repertorio. Quali sono state le tue prime arie d'opera? Guarda, Salut de mer, chaste pur. Col do. Certamente. Spirito gentil. E Lucian le stelle. Spirito gentil pure c'è un do, no? Sì, che... certamente. Sì, sì, sì. Anche un re bemolle lì con la. Se si vuole la puntatura. La puntatura. Sì. Recondite armonie. Mai. E corridente in cielo, perché non sapevo neanche che esistesse. Davvero, cantavo zarzuela, canzoni, eccetera. Un giorno si presenta un signore straniero che mi guardava con certa attenzione, affiancato ad una bella ragazza che era una soprano locale. Finisco la mia presentazione e mi dice: io mi chiamo Anton Rocco Guadagno. Ah, era Anton Guadagno. Anton Guadagno. Come si chiama? Anton Rocco. Anton Rocco Guadagno. Rocco è il suo secondo nome? No, è il nome. Il primo cognome? Anton Rocco Guadagno. Ah. Allora, lui era stato invitato dal Presidente della Repubblica allora, perché piaceva l'opera, a formare una orchestra sinfonica ad Arequipa, sud del Perù, 1000 chilometri sì, da Lima, una città importante. E così, prima di andare a Arequipa, ha voluto fare a Lima i Pagliacci, con la partecipazione di questa cantante, eccetera, e a me ha scelto per fare l'Arlecchino. Così. E Canio chi era? Era Alessandro Trotta. No, pardon, Alessandro Trotta era il baritono e Canio era Pasquetto, Mario Pasquetto, sì, tenore pure. Che aveva una fotografia con lo sfondo dell'Arena di Verona, pieno di oro, mi ricordo, va bene. Allora ho fatto il mio debutto a Lima. E a Lima o d'Arequipa? Lima. Ah. Lima, nei Pagliacci. Dopodiché, per festeggiare una cosa nell'Arequipa, lui aveva già formato l'orchestra, insomma, Traviata. Allora Rosa Mercedes sempre mi preparava, mi ha preparato molto bene. Questa mecenatessa è stata no, la tua? Veramente. No, era, come ti ho detto, una infaticabile animatrice dell'ambiente musicale. E aveva trovato in me un elemento d'utile, diciamo, e così ho fatto il mio debutto in Traviata nell'anno 51, da quelle parti. Scusami, la Traviata non è più cantata, oggi è capitato qualche volta? No, ho fatto 4 recite a Lima e basta, mai più. E allora mi presento a Lima nel mio concorso nazionale per questa finale, il premio finale, che era un anno di studio alla Scuola di Canto della Scala. Vinco il secondo premio, non per dire che ho perso il primo. E chi vinse il primo? Augusto del Prado, un baritono sconosciuto, bella voce, giovane, eccetera, che era novità, è giusto, ha vinto lui. E come sempre accade nei concorsi, è bello che hai detto è giusto, perché in effetti nei concorsi no, i metri no. di valutazione sì, sono diversi di quelli che saranno poi in teatro, quindi sì, va non bene, c'è sì. niente di strano che un grande cantante arrivi dopo uno che non... Sì, certo, e poi tutti i finalisti sono andati a Rio, ha vinto Joao Gibin,
baritono brasiliano. Ah, quindi non ti ci hanno mandato perché eri arrivato secondo, ci sono con i tuoi soldi. Sono rimasti a Lima, sono rimasto a Lima. E un bel giorno sono passato dall'agenzia della Compagnia Italia di Navigazione, quanto costa il biglietto, ho preso un biglietto di terza classe perché non c'era la quarta, certamente. Allora, la nave parte il 16 di marzo del 1953, sono andato a casa mia, ho raccontato ai miei, non sono mai opposti. Solamente il giorno che è partita la nave, lì mi sono reso conto che pazzia sto facendo, no? Primavera, non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera, non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera, non senti tu nell'anima stagion d'amore, e vieni o mia gentil sui prati in fiore, è l'april, è rose cilestrine e le farfalle candide galleggeranno intorno al nero crine, il pietra rai fra mandole avrai sul petto rose celestine e le farfalle candide galleggeranno la stagion d'amore. Viaggio di 28 giorni, e mi sono ammalato addirittura in viaggio, pensavano che fosse malattia contagiosa, mi hanno mandato in isolamento, quarantena. Vabbè, sono arrivato a Genova, all'ospedale San Martino, perché che brutto essere... inizio. Ah, guarda, l'ambasciatore, il console viene, mi riceve: signor Alva, io sono il console del Perù, sono amico suo padre, mi ha mandato una notizia che lei arriva, e benvenuto, ma purtroppo l'aspetta giù l'ambulanza. Perché? Dico, perché sono scritti tutti i suoi dati, la malattia, deve andare in quarantena. Erca, al cancello del San Martino, polizia, signore, e niente, viene
Del Perù, ah, del Perù, sì. Suo nome, fin lì capivo, Luis Alba, di Lima, di Lima, di Fu, porca miseria, dico, ma siamo in Cina, Fu, che cosa vuol dire, no? Di Fu, papà vivo, sì, il nome è papà, Alba, ah, di, allora, bene, di, vabbè, sono stato... Era un carabiniere, no? Sì, 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 va bene. Con tanto rispetto dei carabinieri, sono andato in 13 giorni, per fortuna, 13 giorni. Quindi la quarantena è diventata una tredicena. Sì, per fortuna il console è riuscito a farmi uscire. E arrivo a Milano, il console di Milano mi manda un alberghetto lì, 1000 lire, mi ricordo. E allora telefono uno dei miei compagni di viaggio, che mi dice, senti, dove sei? All'albergo tale... alle 7 ti aspetto in galleria, in centro della galleria. Ma dov'è la galleria? Non ti puoi perdere, tu domanda dov'è la galleria, vai e in centro ti trovo alle 7. Va bene, ho domandato, sono arrivato puntuale e mi trovo il mio amico, vieni qua, mi dice, guarda quello per terra, e mi segnala il toro famoso della galleria, pestali lì in quel posto. Perché? Perché porta buono. Allora le ho pestato bene. Ma non sapevo, la prossima volta che vado a Milano andrò anch'io. Non è possibile. Ma non si può fare più? No, sei matto, tutti perché? I giorni. Tutti i giorni. Ah, bisogna farlo tutti i giorni? No, ogni volta che passi. Ah, no? Ogni volta che passi. Ah, sì. Però bisogna guardare, bisogna guardare nell'occhio perché il toro ti sorride, capisci, no? E sì, è lì il trucco. Gli hanno fatto un buco che non ti dico. Va bene, di lì e mi dice adesso vieni con me. Mi porta alla scala, Logione. C'era la favorita con Gianni Poggi. Gianni Poggi. E lei chi era? La Barbieri? Non mi ricordo, questo la, voto non, dirigeva. Questo non la Simionato? Può darsi. Allora, cantava Poggi, che era stato a Lima un anno e qualcosa prima. Io ero andato al camerino a farmi firmare, sai le cose. Va bene. Guardo, e questo, c'è la scala. Però io dovevo incominciare a non perdere tempo, perché i soldi li avevo portati. Presa poco avevo fatto un calcolo di... per un anno e mezzo, per un anno e mezzo. La mia pensione costava 30.000 lire al mese, capisci? Mi adagiavo. Cioè. Allora la prima cosa che ho fatto è cercare un maestro di canto, Cesare Chiesa, famoso Cesare Chiesa. Vado, faccio l'audizione, bella vocina, mi dice, però è anziano, non riuscivo a capire molto da lui. Ne sono stato poco lì. Dopo di lì sono andato dalla Adelaide Saraceni, famosa soprano argentina, almeno parlava la mia lingua, eccetera. Ci siamo capiti bene, solamente che era una voce da soprano e non mi convinceva. Tu sei d'accordo che i tenori devono stare con i tenori, i soprani dei soprani? No, non necessariamente, no. Però per me, novizio in queste cose, non mi ci trovavo. Allora un bel giorno mi ricordo di Gianni Poggi, che ho sentito pochi giorni fa alla scala, telefono a Gianni Poggi, mi dice come no, viene da me, cioè, in Piazza della Repubblica, una di quelle strade, mi riceve, le racconto tutta la mia storia, si ricordava di Lima e mi dice io studio e mi trovo molto bene con il maestro Emilio Ghirardini. Ah, quindi non ti ha dato lezione lui, ti ha mandato un Emilio maestro. Ghirardini è in via Fratelli Bronzetti 15 Milano. Allora lui lo chiama e le dice che mi manda, eccetera. Ghirardini era un baritono di discreta carriera, ruoli non primissimi, ma gli dicevano Veleno, ho saputo. Chissà come Veleno? Perché. Lo chiamavano Veleno, sì. Aveva avvelenato qualcuno? No, chissà, parlava, chissà. Maestro della Renata Scotto. Ah, lei è stata allieva della Leopard però anche? Dopo però, o dopo. Prima, non so, comunque io l'ho conosciuta lì. Hai conosciuto la Scotto lì? La Scotto, sì. Perché stai già facendo calcoli? No, non quello però, insomma, sai, perché siccome la Scotto è un personaggio che noi incontriamo nelle situazioni più disparate, allora... Incomincio a fare lezione con lui, mi sono trovato bene, però questo maestro voleva farmi cantare di forza, di forza. Perché subito, immediatamente, amico Fritz, mi ricordo, e la mia vocina non era ancora in grado di sopportare questo stress. Capire. E la mia voce è andata a farsi friggere. In 6 mesi io non avevo
La mia voce. Siamo nel 53, 53. L'uso a un attimo della tua carriera internazionale, la tua è stata un'ascesa fulminea. Sì, 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 è veloce, diciamo, fortunato. E purtroppo la sigla chiude la prima parte dell'intervista con Lucio Alva, effettuata da Michele Suozzo in Ecuador, nel lontano ma vicinissimo Ecuador. Sì, con Luigi Alva, e lui non è che è stato un altro cantante, avete riconosciuto poi tutti la sua voce. Allora, gli ascolti, abbiamo cominciato con appunto la grande aria di Paolino dal Matrimonio Segreto, prima che spunti in Cella Aurora. Poi il Barbiere di Siviglia con Sesto Bruscantini, il grande duetto tra il Conte d'Almaviva e Figaro. Granada. Granada di Lara e un tosti tanto per gradire per questo gradire. Boccone. Benissimo, allora appuntamento con domani con la Barcaccia, con il secondo appuntamento.